Questa sera quindi proseguiamo in questa nuova puntata la lettura della crocifissione di Gesù. Sicuramente arriveremo anche alla morte con alcuni ulteriori particolari riguardanti evidentemente anche la presenza e il ruolo della Madonna sotto la croce che ci dà questa nostra grande concittadina, questa mistica scrittrice italiana. Direi di partire subito con la lettura, onde non dilungarsi troppo, soltanto diciamo così per piccolissimo dovere di cronaca. Ricordo che questa puntata è la numero 29, la 29esima di questo ciclo di catechesi mariane, ecco, accompagnati dagli scritti appunto di Maria Valtorta. Riprendo la lettura subito dopo l'epicero del buon ladrone, quindi siamo sempre con Gesù e con Maria in croce e ai piedi della croce. Gesù sembra allividire sinistramente come per inizio di decomposizione, quasi fosse già morto. La testa gli comincia a pendere sul petto, le forze mancano rapidamente. Trema nonostante la febbre che lo arde. E nella sua debolezza mormora il nome che prima ha solo detto nel fondo del cuore. Mamma, mamma. Lo mormora piano, come in un sospiro, quasi fosse già in un lieve delirio che gli impedisca di trattenere quanto la volontà vorrebbe trattenere. E Maria ogni volta ha un atto irrefrenabile di tendere le braccia come per soccorrerlo. E la gente crudele ride di questi spasimi di chi muore e di chi spasima. Ecco, prima sosta obbligata, anche questo è un particolare molto bello, molto commovente, molto significativo e anche molto grazioso. Cosa c'era in quel mamma mormorato da Gesù? Possono esserci tante cose, io provo a dirne qualcuna che mi viene in mente, certamente non so quale di esse fosse presente. Potrebbe esserci anzitutto proprio forse il ricordo di tante cose belle che Gesù ha vissuto con la Madonna, con la presenza di questa creatura che tutto gli ha dato e che certamente in quel momento solo il ricordo di tutto questo certamente reniva le sue terribili sofferenze. Ancora, ecco, forse, ecco, il desiderio magari, io qui insomma non vorrei essere riverente nei confronti di nostro Signore, provo a dire qualcosa chiedendo scusa già in anticipo, insomma, perché nessuno di noi può sapere cosa ci avesse nel cuore e nella mente, insomma, il Figlio di Dio che sta a un livello molto superiore rispetto al nostro, no? Forse Gesù chiamava la mamma un po' come la chiama un bambino sofferente, no? Quindi, nel senso che avrebbe voluto in quei momenti atroci, ecco, sentire un pochino del conforto materno, ma in particolare che Maria Valtorta scrive, dice come se l'avesse voluto trattenere. Era un'esclamazione forse di dolore, cioè nel senso che Gesù dicendo quella parola diceva: quanto sta soffrendo mia mamma, mi tocca fare stare anche lei qui, ecco, e gliel'avrei voluto risparmiare. Quindi sono tutta un insieme di possibili suggestioni, più molte altre cose che certamente risapremo in paradiso e che soltanto il Figlio di Dio sa, no? È commovente anche la scena, ecco, di Maria Santissima sotto la croce che tende le braccia verso Gesù e io anche in questo momento un po' storico, no? Vedendo questi gesti, vedete, quando c'è proprio la croce, vedere Maria che tende, immaginare Maria, no? Che tende le braccia come per soccorrere, ma non ci può fare niente. Gesù in quel momento sta in croce. Quello è il momento della croce, quel momento della passione, della morte, quel momento della sofferenza. L'unica cosa che si può fare in quei momenti è dire fiat alla sofferenza, offrirsi alla sofferenza, accettare di soffrire, rimettersi alla divina volontà,
per noi che siamo un pochino più deboli di loro, sperare che passi il più presto possibile, ma non ci sono purtroppo altre cose da fare. La Madonna tendeva le braccia verso la croce, come evidentemente non ha potuto raggiungere il crocifisso sulla croce, né Gesù è sceso dalla croce. La divina volontà in quel momento esigeva da Gesù e da Maria quella immolazione per la nostra salvezza e non c'era nient'altro da fare che viverla. Viverla soffrendo. Non so se in questo contesto, forse proprio venerdì scorso, siccome purtroppo, come sapete, sono tanti i miei interventi pubblici, poi non riesco a connettere, a ricordare esattamente dove, in che circostanza ho detto qualcosa, no? Però sicuramente in uno di questi giorni recenti ho esternato una mia considerazione di questo tempo, d'accordo? Cioè, molte volte i problemi si risolvono in maniera molto molto semplice, specialmente i problemi che hanno a che fare con la croce. Bisogna semplicemente accettare di soffrire, basta. C'è questa sofferenza, io l'accetto, la offro e basta. Chiaramente nella fiducia, nella consapevolezza che la croce è santa, la croce salva, che ha un senso, che Dio ce la manda, per cui Dio ce la manda. Però ricordiamo sempre che camminiamo qui in questo mondo sempre nell'orizzonte della fede. Nell'orizzonte della fede. E quindi non è mai tutto chiaro, d'accordo? San Giovanni della Croce diceva sempre che la fede è una conoscenza oscura. Oscura perché è in chiaroscuro. Tu intravedi qualcosa, ma in termini sfocati, in termini non a colori, non esaustivi soprattutto. Cogli qualcosa, ma non si va fino in fondo. Dio vuole che in questo mondo viviamo così, quindi non si può sfondare questa dimensione. Ecco, queste piccole suggestioni, ecco, sono un po' presenti in questa scena drammatica, ecco, che Gesù e Maria hanno vissuto in tutta la sua rigorosa, severa, ecco, tremenda, diciamo, drammaticità, no? Questo serve anche che ci può e ci deve aiutare in questo contesto attuale, no? Che cosa bisogna fare in questo contesto attuale? A mio modestissimissimo parere, dire anzitutto fiat, quindi accettare che è successa questa cosa. Il Signore adesso ci mette davanti questa cosa, punto. E c'è. Non possiamo farci niente, nel senso, non possiamo eluderla, dobbiamo evidentemente affrontarla, dobbiamo combatterla, dobbiamo fare il possibile, certamente per vincerla, ma adesso c'è. C'è. E quindi bisogna offrire tutte quante le sofferenze, per alcuni sono tremende, terribili, molto molto gravi. Per qualcun altro c'è soltanto il sacrificio, insomma, di rinunciare a qualche propria libertà, ma bisogna dire un fiat, un grande fiat, affidarsi nella mano del Signore, non starsi neanche a chiedere, certamente finirà, non sappiamo quando, quando Dio vorrà, come viviamo in questo tempo, pregando, pregando molto, entrando anche in quello che il Signore ci mette davanti in questo tempo, perché questo è un tempo in cui tante cose non si possono fare. E magari c'è il tempo di farne qualcuno che non si può mai fare. Questo è un modo saggio, diciamo così, anche per vivere questo tempo. Cioè, guardando Gesù e Maria coinvolti nella realtà della croce, Gesù crocifisso e la Madonna sotto la croce, noi impariamo come ci si santifica nella croce e come si santifica la croce. Gesù e Maria non sono scappati dalla croce, non sono scesi, certo, hanno sofferto. Quindi Gesù, vicino alla morte, perde il perfetto controllo di se stesso, è evidente, insomma, dal punto di vista umano,
e mormora questa frase che risveglia, acutizza il dolore della Madonna, che si sente chiamata e quindi cerca di fare questo gesto materno, ma impossibile, no? Che è di sollevarlo in quel momento. Ecco, quindi sono suggestioni, ecco, perché noi sappiamo che tutte le cose che noi facciamo, le letture, le catechesi, le meditazioni, tutto quello che del resto Dio ha fatto, anche il dono dell'opera di Maria Valtorta, servono tutto per la nostra edificazione, quindi deve essere sempre, dobbiamo accostarci sempre ad essere come degli stimoli continui a crescere nella nostra vita di fede, nella nostra vita cristiana, nella nostra tensione verso la santità, eccetera. Bene, adesso abbiamo un altro episodio, proseguo la lettura. È in questa luce crepuscolare paurosa, quindi il sole sappiamo dai Vangeli che si è oscurato, quindi incredibile, la luce del mondo stavano cercando di soffocarla, la stavano uccidendo e la luce, come dire, creata di questo mondo, come dire, visibilizza ciò che stava accadendo, no? L'oscuramento della luce e si ritrae. Questa luce crepuscolare e paurosa che Gesù dà a Maria Giovanni e a Giovanni Maria. Curva il capo, poi la madre si è fatta più sotto la croce per vederlo meglio e dice: Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Maria ha il volto ancora più sconvolto dopo questa parola che è il testamento del suo Gesù. Che non ha nulla da dare alla madre se non un uomo, egli che per amore dell'uomo la priva dell'uomo Dio nato da lei. Ma cerca la povera madre di non piangere che mutamente, perché non può, non può non piangere. Le stille del pianto gemono nonostante ogni sforzo per trattenerle, anche se la bocca ha il suo straziato sorriso fissato sulle labbra per lui, per confortare lui. Anche qui, figlioli miei cari, amici e amiche carissime, potremmo starci qualche ora su questi brevi passaggi, però non possono essere, come dire, non ben considerati perché sono troppo belli, insomma, sono troppo significativi. Cosa dire? Numero uno, il testamento di Gesù. Gesù in croce non aveva più nulla. Completamente nudo. L'esempio che Gesù ha dato, ecco, di povertà assoluta, ma di più, di spoliazione proprio da tutto, e con lui la Madonna, sono semplicemente, a mio avviso, cose che ci dovrebbero, almeno a me, questo effetto mi fanno, non far vergognare di più. La Madonna, quando si trova esanime Gesù, probabilmente lo leggeremo più avanti, si accorge che non aveva neanche un posto dove metterlo. Se non fosse arrivato Giuseppe d'Arimatea a offrirgli un sepolcro, cioè, dove lo porto Gesù adesso? Non ce l'aveva. E non c'aveva una lira per comprarselo un sepolcro. Gesù in croce non ha più nulla. Se non un uomo. E qui, in queste cose che dice Maria Valtorta, ritorna l'eco anche di una bellissima omelia di San Bernardo, no? Dice, che cosa sta succedendo qua? Ma che succede? Ti viene data un uomo al posto di Dio, il servo al posto del padrone, il discepolo al posto del maestro. È così. Egli per amore dell'uomo la priva dell'uomo Dio nato da lei. Noi non possiamo, cioè, immaginare, la Madonna ha detto sempre un fiat, lei ha fatto sempre tutto quello che gli diceva di fare Gesù, tutto. Ricordiamo, l'abbiamo letto, no? Quella scena a mio avviso straziante, che a un certo punto Gesù le dice: Che farai quando io non ci sarò più? E lei gli risponde: E come? E che farò? E quello che ho sempre fatto,
quello che mi direi di fare. E adesso qui gliel'ha detto. Gesù volle che gli altri, il resto degli anni della vita terrena la Madonna li vivesse sotto la custodia di San Giovanni, che era certamente il migliore, ma in confronto al figlio di Dio, insomma, era assolutamente imparagonabile, no? Anche qui c'è il pianto di Maria. Allora, questa è un'altra cosa impressionante, no? Le lacrime che non si possono trattenere. Penso che sia esperienza che abbiamo fatto molte volte noi esseri umani, che ci sono delle circostanze in cui magari vorremmo trattenere le lacrime per tante motivazioni, per una sorta, insomma, di, a volte di pudore, o per non esternare i nostri sentimenti, per non... delle volte ci si riesce, altre volte non si riesce. Evidentemente qui la Madonna non ci riusciva, con tutto che era molto forte, e allora faceva uscire le lacrime mute, quindi senza, sforzandosi almeno di non assecondarle, insomma, con e il sorriso straziato e stampato sulle labbra per confortare Gesù. Io penso sempre che un giorno, questo vi do questa bella notizia, insomma, penso che lo sappiate tutti quanti se credete che esiste la vita eterna, insomma. Queste scene noi le vedremo dal vivo. Adesso Gesù attraverso Maria Valtorta e la sua grande capacità descrittiva ce le ha fatte pregustare. Ma un giorno queste cose le vedremo, insomma, no? Vedere Maria com'era bella davanti alla croce, quindi questa immagine toccante, no? Che non riesce a trattenere le lacrime, riceve, dà il fiat anche a quest'ultima missione, ultima della sua vita terrena, ma la Madonna ne ha fatte tante altre, insomma, prima di essere assunta in cielo, con queste lacrime incontenibili, con questo sorriso voluto, ecco, stampato sul volto, appunto a conforto del suo figlio e il nostro Dio Gesù. Le sofferenze crescono sempre più e la luce sempre più decresce. È in questa luce di fondo marino che emergono da dietro dei giudei Nicodemo e Giuseppe e dicono: scansatevi, non si può, che volete? Dicono i soldati. Passare, siamo amici del Cristo. Si voltano i capi dei sacerdoti. Chi osa professarsi amico del ribelle? Dicono i sacerdoti sdegnati. E Giuseppe risoluto, io, nobile membro del Gran Consiglio, Giuseppe d'Arimatea, l'anziano, e con me è Nicodemo, capo dei giudei. Chi parteggia per il ribelle è ribelle, dicono i sacerdoti, e chi parteggia per gli assassini è assassino, risponde Giuseppe. Gesù si affloscia un certo momento tutto in avanti, in basso, come già morto, non alza più. La testa gli pende inerte in avanti, il corpo dalle anche in su è tutto staccato, facendo angolo con le braccia alla croce. Maria ha un grido, è morto. Un grido tragico che si propaga nell'aria nera e Gesù appare realmente morto. Ma non è ancora morto. Poco dopo, infatti, egli grida a gran voce, vincendo con la forza della volontà, col bisogno dell'anima, l'ostacolo delle mascelle irrigidite, della lingua ingrossata, della gola edematica. Eloi, Eloi, lama shebakteni. Io sento dire così. Sente dire così perché la lingua parlata di Gesù non era l'ebraico, la lingua parlata, ma l'aramaico. Quindi mentre in ebraico è Eli, Eli, lema sabachthani, in aramaico abbiamo Eloi, Eloi, lema shebachteni. Altra piccola pausa, questo grido di Gesù è motivato
da due cose, a quello che io ne so, insomma, avendo in parte meditato, in parte ascoltato, in parte imparato dalle fonti. C'è questo misteriosissimo, incomprensibile per noi fenomeno dell'abbandono del padre, su cui hanno scritto anche diversi teologi recenti, alcuni un pochino estremizzando un po' troppo, un po' vanvera, ecco, però questa cosa molto misteriosa. Per noi incomprensibile, cioè la seconda persona della Santissima Trinità, che è indivisibile dal Padre e dallo Spirito Santo, nell'umanità però avverte questo stato di assoluto abbandono. Io ricordo benissimo alcune lezioni di Monsignor Fisichella, penso che molti lo conoscano, insomma, adesso è da un bel pezzo, insomma, in Curia Romana, è uno dei collaboratori stretti di Papa Francesco. Adesso è vescovo, era un bravissimo professore di teologia fondamentale. Io ho avuto il piacere, oltre che l'onore, di partecipare ai suoi corsi a suo tempo. E diceva una cosa molto bella, mi piace raccontarla, insomma, perché è un'immagine molto suggestiva. Cioè, quello che Gesù ha vissuto, l'abbandono del Padre, è cosa che nessun essere umano, neanche il più grande criminale, il più perverso e pervertito in questo mondo vivrà mai. Perché Dio non abbandona in questo mondo nemmeno il peggiore tra i peggiori. Sentire l'abbandono del padre è un dolore, ci diceva il caro Monsignor Fisichella, talmente grande che paradossalmente Gesù l'ha potuto vivere solo perché era il figlio di Dio, perché altrimenti sarebbe morto istantaneamente di dolore. Non è una cosa immaginabile a mente umana. La cosa sconvolgente però è che questa cosa l'ha vissuta Gesù, ma l'ha convissuta pure la Madonna. Questo dovrebbe farci molto pensare. E la Madonna non è morta di dolore, questo l'ha confessato lei, l'ha confidato lei, solo per un miracolo della divina bontà. Uno dei tanti miracoli fatti per lei, perché sennò sarebbe morta di dolore. Se uno conosce gli scritti della serva di Dio Luisa di Carreta, peraltro, saprà che questo grido ha avuto un'altra causa. Quindi, non solo l'abbandono del padre, già terrificante, ma la separazione delle anime dannate, cioè il grido di Gesù, che fa suo non l'abbandono di Dio nei suoi confronti, ma l'abbandono delle anime nei suoi confronti. Quindi abbandonato dal Padre e abbandonato dalle anime, ma non abbandonato nel senso di essere lasciato solo, questo già c'era. Abbandonato nel senso di una separazione, di un distacco, diciamo così, di uno staccamento dall'anima che si danna, che staccatasi da Gesù non può accedere alla salvezza e rimarrà per sempre in questo stato di distacco, di lacerazione. Dice Gesù, questo lo ha proprio ucciso dal dolore. E il motivo lo spiega sempre negli scritti, in particolare nella 19ª ora, quella bellissima, anche se impegnativa, ecco, preghiera per disarmare la divina giustizia, no? Dice, come posso rassegnarmi io che un'anima, che tante anime, anzi, si stacchino per sempre da me, quando per noi una sola sarebbe una tragedia? Cioè, per come vede le cose Nostro Signore dall'altra parte, cioè supponiamo, cosa che purtroppo così non è, che la venuta di Gesù sulla terra avesse salvato tutte le anime tranne una, tanti sono miliardi di persone, tranne una, sarebbe stato un problema. Figuriamoci quando purtroppo la proporzione è di ben altri numeri, insomma, perché non sono tutte le anime tranne una. Qui c'è una grande, come dire, c'è una grande
arcaica e antica diatriba. Tradizionalmente, in passato c'era la teoria della massa dei dannati, quindi fiordi, santi e scrittori pensavano che purtroppo la maggioranza delle persone non avrebbe avuto accesso alla salvezza. Non perché Dio non avrebbe voluto far accedere tutti, ma perché purtroppo la maggioranza non l'accoglie la salvezza del Signore. Ecco. Poi si sono un pochino mitigate queste posizioni. Adesso ci sono gli estremi contrari, a cui non bisogna purtroppo, anche se ci piacerebbe che fosse così, ma non si può e non si deve dare credito, d'accordo? Quello che tutti vanno in paradiso qualunque cosa succede. Questo non è vero, questo qui. E non bisogna dargli retta perché questo è molto pericoloso dare retta a questa cosa qui, perché è il modo veramente per andare ancora più speditamente a finire dritti dritti all'inferno. Quindi indubbiamente però dentro quel grido, adesso a prescindere da questione diciamo di numeri, Gesù ha espresso non soltanto quel dolore lancinante, e Fisichella diceva perché ha vissuto il dolore dell'abbandono del padre, perché con questo ha toccato il fondo assoluto del dolore, per cui non esiste sulla terra persona che soffra così tanto che possa dire: ah no, qui nessuno mi può capire. Manco Gesù Cristo, perché questa cosa lui non l'ha sofferta. Non esiste una cosa di questo genere. Non c'è. Perché lui è andato al di là di ogni possibilità di sofferenza umana, morale, fisica, spirituale, affettiva, intellettuale, di qualunque tipo. Ed è il tormento finale, prosegue la lettura, quello che accelera la morte perché spreme le ultime gocce di sangue dai pori, poiché stritola le superstiti fibre del cuore, perché termina ciò che la prima cognizione di questo abbandono ha iniziato, la morte. Perché di questo, per prima cosa, è morto il mio Gesù, o Dio che lo ha colpito per noi. Ciò che la prima cognizione di questo abbandono ha iniziato, la morte. Senza Dio se muore. Ora, la situazione veramente paradossale in cui versa l'uomo, e chi lo sa, ecco, se anche questi momenti di forte prova, io sono convintissimo, insomma, che Dio speri che producano anche, spera che producano anche questi frutti. Cioè, la stragrande maggioranza degli uomini vive separato da Dio, ma non avvertendo neanche minimamente che lo stato di morte, chiaramente morte non fisica, ma esistenziale, ontologica in cui vive, è una conseguenza immediata e diretta di questa separazione. Immediata e diretta. Noi soffriamo nella vita terrena per nessun altro motivo, se non per il fatto di essere separati da Dio. Questa separazione è la morte, molto prima della morte fisica. La morte fisica in relazione a questo non è niente, non è. Eppure che succede? Che l'uomo, che non è cosciente di questo, è terrorizzato dalla morte fisica, ma non capisce. Non si rende conto che la morte delle morti è vivere separato da Dio. Proseguiamo, l'oscurità si fa ancora più fitta, Gerusalemme scompare del tutto e dalla luce, non più luce, viene la voce lamentosa di Gesù, la quinta parola: ho sete. Un soldato prende una spugna immersa nel liquido, la infila su una canna sottile eppure rigida che è già pronta lì presso e porge la spugna al morente.
Gesù si tende avido verso la spugna che viene, pare un infante affamato che cerchi il capezzolo materno. Maria, che vede e certo pensa questa cosa, geme appoggiandosi a Giovanni. Oh, ed io neppure una stilla di pianto gli posso dare. Oh, seno mio, perché non gemi latte? Oh Dio, perché così ci abbandoni? Un miracolo per la mia creatura. Chi mi solleva per dissetarlo del mio sangue, posto che latte non ho? Vedete? La Madonna fa eco al grido di Gesù, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Oh Dio, perché così ci abbandoni? Questa perfetta, diciamo, sequela della Madonna e questa sua profondissima sofferenza. A un certo punto, dopo credo il lamento del Sabato Santo, a Maria Valtorta gli scappa scritta questa cosa qui, no? Dice: prima ci credevo poco, quando mi dicevano che la Madonna non ha sofferto, ma non ci credo più proprio, quasi per, ma non ci credo più proprio per niente, Non mi venite a raccontare queste storie, Non mi venite a raccontare queste storie che la Madonna non ha sofferto. Ha sofferto e come? Quindi un conto è la compostezza assoluta con cui la Madonna ha sofferto. E anche la dignità con cui sia lei che Gesù hanno sofferto. Questo è un altro discorso. Ma la sofferenza è stata atroce. Gesù, che ha succhiato avidamente l'aspre amara bevanda, torce il capo, avvelenato dal disgusto di essa. Deve oltretutto essere come del corrosivo sulle labbra ferite e spaccate. C'era l'aceto lì sopra. C'era l'aceto. So che qualche santo, insomma, non facciamo imitazioni troppo, troppo veloci, insomma, ma aveva come gesto penitenziale non troppo impegnativo, insomma, no? Ma bere un pochino d'aceto prima dei pasti, a ricordo di quello che Gesù aveva fatto. Bere l'aceto. E quando qualche santo faceva questo gesto, non si, come dire, non si riteneva nemmeno degno di farlo, perché mamma mia, sto facendo quello che ha fatto nostro Signore, quello che ha fatto il mio Signore, insomma, che è stato abbeverato di aceto, no? Frase dell'Antico Testamento, un bellissimo salmo che prefigura la morte di Gesù, no? Hanno messo nel mio cibo veleno, e quando avevo sete mi hanno dato da bere aceto. Uno degli evangelisti nota, dice: i soldati fecero proprio così, no? Gesù si ritrae, si accascia, si abbandona, tutto il peso del corpo piomba sui piedi e in avanti. Sono le estremità ferite quelle che soffrono la pena atroce dello slabbrarsi sotto il peso di un corpo che si abbandona. Non più un movimento per sollevare questo dolore. Dal bacino in su tutto è staccato dal legno e tale resta. E le distanze fra un'espirazione e l'altra diventano sempre più lunghe. L'addome è già fermo. Solo il torace ha ancora dei sollevamenti, ma faticosi, stentati. La paralisi polmonare si accentua sempre di più. E sempre più fievole, tornando alla mente infantile del bambino, viene l'invocazione mamma. E la misera mormora: sì, tesoro, sono qui. E quando la vista che si vela gli fa dire: mamma, dove sei? Non ti vedi, non ti vedo più, anche tu mi abbandoni? E non è neanche una parola, ma un mormorio che appena è udibile da chi col cuore, più col cuore che con l'udito, raccoglie ogni sospiro del morente e la dice: no, no, figlio, non ti abbandono io. Sentimi, caro, la mamma è qui, e solo si tormenta di non poter venire dove tu sei. Qui c'è tutto il cuore di Maria Santissima, eh? Quindi in questa
in questa frase: non ti abbandono io. E penso che sarebbe assai bello, ecco, poterlo a nostra volta con Maria dire al nostro Signore. Certo, dobbiamo avere tanta umiltà e non fare Simone di Giona 2, ecco. Però Gesù non possiamo abbandonarlo, non dobbiamo abbandonarlo, mai. E per nessun motivo. E al tempo stesso dobbiamo essere certi di una cosa. Questo dobbiamo essere sempre certi. Numero uno, che Dio non ci abbandona mai. L'abbandono l'hanno passato Gesù e la Madonna perché noi non lo vivessimo mai. Gesù non ci abbandona, Dio non ci abbandona. E oltre a Dio, chi non ci abbandona mai è la Madonna. Guai, cioè, a pensarsi abbandonati da Dio o da Maria Santissima. Credo che sia un brutto peccato, perché non abbiamo e non abbiamo nessuna potestà e non possiamo e non dobbiamo mai dubitare che non siamo abbandonati da loro, mai. Sono sempre presenti, sono sempre al nostro fianco, sempre. La Madonna ha detto a Gesù: la mamma è qui, solo si tormenta di non poter venire dove tu sei. Se volessimo parafrasare quello che sussurra al nostro cuore, ci direbbe sicuramente in tante circostanze: guarda che la mamma è qui, solo si tormenta che non è volontà di Dio che io mi ti manifesti, quindi che ti faccia prendere coscienza sensibile del mio esserci. Ma ci sono. Questo sicuramente possiamo e dobbiamo ritenerlo. Un silenzio poi netta nell'oscurità totale la parola: tutto è compiuto. E poi l'ansito sempre più rantoloso, con pause di silenzio tra un rantolo e l'altro sempre più vaste. Le Marie piangono tutte col capo contro il rialzo terroso. E si sente bene il loro pianto, perché tutta la folla ora tace di nuovo per raccogliere i rantoli del morente. Ancora un silenzio, poi, pronunciata con infinita dolcezza, con ardente preghiera, la supplica: Padre, nelle tue mani raccomando lo spirito mio. Ancora un silenzio, si fa lieve anche il rantolo, e appena un soffio limitato alle labbra e alla gola. Poi ecco l'ultimo spasimo di Gesù, una convulsione atroce che pare voglia svellere il corpo infisso coi tre chiodi dal legno, sale per 3 volte dai piedi al capo, scorre per tutti i poveri nervi torturati, solleva 3 volte l'addome in una maniera normale, poi lo lascia dopo averlo dilatato come per sconvolgimento dei visceri, adesso ricade e si infossa come svuotato. Alza, gonfia e contrae tanto fortemente il torace che la pelle si infosta fra costa e coste che si tendono, apparendo sotto l'epidermide e riaprendo le ferite dei flagelli. Fa rovesciare violentemente indietro 1, 2, 3 volte il capo che percuote contro il regno duramente. Contrae in uno spasimo tutti i muscoli del volto, accentuando la deviazione della bocca a destra. Fa spalancare e dilatare le palpebre sotto cui si vede roteare il globo oculare e apparire la sclerotica. Il corpo si tende tutto, nell'ultima delle 3 contrazioni è un arco teso, vibrante, tremendo a vedersi, e poi un grido potente, impensabile in quel corpo sfinito, si sprigiona, lacera l'aria. Il grande grido di cui parlano i Vangeli e che è la prima parte della parola: mamma. Anche questa è un'altra chicca che ci dà Maria Valtorta, e più nulla. Abbiamo ascoltato, insomma, come Gesù in croce: mamma, 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 e come è morto gridando mamma. È morto gridando mamma. Io la prima volta che lessi questa cosa non l'ho dimenticata mai più. È morto
gridando mamma. Quindi pensiamo all'amore infinito di Gesù per Maria, oltre che di Maria per Gesù. E pensiamo al dolore immenso che Gesù ha avuto, ecco, perché la Madonna è stata una consolazione per lui sotto la croce, ma anche un dolore immenso nel dover far soffrire in questo modo veramente terrificante, insomma, inumano, la creatura che meno di tutte avrebbe dovuto soffrire neanche, come dire, una punturina di uno spilletto spuntato. Gli ha conosciuto un dolore, insomma, che non esiste dolore simile al suo dolore. La testa ricade sul petto, il corpo in avanti, il fremito cessa, cessa il respiro, è espirato. E la terra risponde al grido dell'ucciso con un boato pauroso. Questo è il terremoto. La terra trema dinanzi alla morte del figlio di Dio. Possiamo pensare che molte volte la terra tremi dinanzi alla morte non fisica, la morte nel senso che abbiamo visto prima, di tanti figli di Dio che sono morti dentro e che sono candidati alla morte eterna se permangono in quello stato? Questa domanda con un punto interrogativo, no? Perché dalle nostre parti, specialmente in Italia, sono stati anche diversi terremoti in questi ultimi anni, no? Insomma, io uno ha ammazzato mio cugino, insomma, carnale, alla matrice, insomma, quindi lo conosco molto bene, insomma, i miei familiari stretti erano lì quando c'è stato il terremoto del 24 agosto, quindi anche quella è stata una discreta tragedia, no? E penso che tutti noi italiani dobbiamo riflettere un po', tutti. Ecco, e poi subito, mentre durano ancora le scariche delle saette, la terra si scuote in un turbine di vento ciclonico. Il vento, un vento fortissimo, quello che si vede, che è stato, diciamo così, rappresentato nella Passione di Mel Gibson, no? Longino Giovanni, i soldati si abbrancano dove possono, come possono per non cadere. Ma Giovanni, mentre con un braccio afferra la croce, con l'altro sostiene Maria, che e per il dolore e per il traballio gli si è abbandonata sul cuore. Gli altri soldati, specie quelli del lato che scoscende, si sono dovuti rifugiare al centro per non essere gettati giù dai dirupi. I ladroni urlano di terrore, la folla urla ancora di più e vorrebbe scappare, ma non può. Cadono le persone l'una sopra l'altra, si pestano, precipitano nelle spaccature del suolo, si feriscono, rotolano giù per la china impazziti. Per 3 volte si ripete il terremoto. E l'aeromoto poi si fa immobilità assoluta di un mondo morto. Maria alza il capo dal petto di Giovanni e guarda il suo Gesù. Lo chiama perché mal lo vede nella poca luce e con i suoi poveri occhi pieni di pianti, di pianto. 3 volte lo chiama Gesù, Gesù, Gesù. È la prima volta che lo chiama per nome da quando è sul Calvario. Infine ad un lampo che fa come una corona sopra la vetta del Golgota lo vede immobile, tutto pendente in avanti, col corpo talmente piegato in avanti e a destra da toccare con la guancia la spalla e col mento le coste, e comprende. Tende le mani che tremano nell'aria scura e grida: Figlio mio, figlio mio, figlio mio. Poi ascolta. Ha la bocca aperta, pare voglia ascoltare anche con quella, come ha dilatati gli occhi per vedere, per vedere.
non può credere che il suo Gesù non sia più. Giovanni, che anche lui ha guardato e ascoltato ed ha compreso che tutto è finito, abbraccia Maria e cerca di allontanarla dicendo: non soffre più. Ma prima che l'apostolo termini la frase, Maria, che ha capito, si svincola, gira su se stessa, si curva l'arco verso il suolo, si porta le mani agli occhi e grida: non ho più figlio. La redenzione del mondo è compiuta. L'uomo è salvato. Ma questa redenzione, come abbiamo visto, è stata sempre intimamente associata al figlio e anche alla madre, dall'inizio alla fine. Tu moristi nel cuore, le dirà un giorno Giovanni, vedendo il suo supplizio atroce e la sua morte. Hai già tutto patito per essere redentrice con lui. San Giovanni le disse queste cose alla vigilia dell'Assunzione, perché sarebbe arrivata l'ora tremenda anche per San Giovanni. Qui purtroppo vedete, le cose belle sono belle, però la Madonna ha vissuto la separazione da Gesù, quella morte terrificante. In questo mondo le cose di Dio, ragazzi, amici cari, questo mettiamocelo bene in testa, funzionano così. Qui purtroppo in questo mondo c'è la legge del maledetto peccato, e per cui è tutto quanto un guaio. La Madonna è stata la madre di Dio, ci ha avuto Gesù nel grembo, a fianco, nel cuore, ma guarda cosa ha dovuto vivere, un distacco così violento. Sì, poi Gesù è risorto, ma dopo 40 giorni è sceso al cielo. Io mi chiedo sempre: ma come ha fatto la Madonna a sopravvivere per tutti quegli anni? Perché sì, certamente avrà avuto le sue estasi, le sue apparizioni, assolutamente, cioè, io non ho nessun dubbio di queste cose qui, ma la presenza fisica di Gesù, così come c'era stata, così come l'era abituata ad aver vissuto, non c'era più. È una cosa terrificante. Se uno legge gli scritti di Maria Valtorta, per esempio, credo che ci siano, anche qui rivedremo, cioè San Giovanni, poco prima che la Madonna fosse assunta, quando lei cerca di prepararlo, ma comincia a sclerare, dice: ma che stiamo matti? Ma se tu me ne vai, cioè io non che fa, io morirò sul colpo, non ce la farò mai a resistere. No, è un guaio. Sapete, qualche giorno fa, penso come tutti quanti sappiano, questa cosa che ha rimbalzato, insomma, per quanto riguarda le apparizioni di Medjugorje, nell'apparizione straordinaria del 18 marzo, io come sacerdote ci metto sempre il condizionale, ma ecco, grazie a Dio anche Santa Madre Chiesa si sta incamminando verso sagge conclusioni. Cioè, la Madonna avrebbe detto, dico avrebbe, ripeto per rispetto dovuto, insomma, nei confronti dell'autorità della Chiesa, che ancora non ha avuto pronuncia definitivo, che non c'erano più le apparizioni del 2 di marzo, le apparizioni straordinarie, tra l'altro quelle destinate ai non credenti, quindi che proprio adesso cessino le apparizioni destinate ai non credenti è cosa che deve far riflettere. Ma a me il pensiero che mi è venuto in mente, poveraccia quella donna, perché quella donna sarà veramente la morte, cioè la morte, cioè immaginiamo, cioè, proprio, ma proprio la morte, cioè, se uno si è abituato così, cioè, uno che non l'ha vista mai la Madonna dice gli piacerebbe tanto, certamente, ma uno che l'ha vista, che ci ha parlato, insomma, che e dopo un bel giorno non c'è sta più, che cosa potrà? A me mi è preso un coccolone veramente, dico, ma poveracci, mi è venuto proprio spontaneo, anche perché a forza di stare tutti i giorni anche con la Luisa Piccarreta, insomma, che sta sempre a dire che campava di strazi continui ogni volta che Gesù si allontanava un po', quindi ci siamo fatti un pochino sensibili, insomma, a questi problemi, no?
E credo che anche queste tremende separazioni che hanno vissuto Gesù, che ha vissuto soprattutto la Madonna, no? Siano anche, detto fra me e voi, come dire, penitenze espiatorie per tutti coloro che a cui se Gesù c'era o non c'era, non gliene importa proprio niente, d'accordo? Proprio niente. E io invito anche, se chiudiamo, molte anime fedeli che adesso devono vivere un momento di separazione forzata dalla messa a cui non si può partecipare se non attraverso la televisione, gli strumenti elettronici, dalla comunione. Io invito le anime generose a fare queste offerte. Guarda, tutta la sofferenza che sto vivendo adesso te la offro in riparazione della gente che sia adesso che prima ha vissuto una vita facendo tranquillamente a meno di te, proprio dimenticando anche che esistesse la messa e la comunione senza che gliene importasse proprio zero assoluto. Ecco, il dolore di adesso possa essere santificato in questo modo. Sicuramente la Madonna l'ha santificato in questo modo. Questo dolore immenso che ha vissuto con la perdita del figlio in questo modo atroce, certamente sofferta per la nostra salvezza, ecco, ma che ha avuto anche questa, a caso d'anche questa lacerazione impressionante, insomma, nel cuore dolcissimo e immacolato di Maria, che io credo che lei sicuramente abbia offerto secondo questa intenzione. Bene, buon proseguimento di questo tempo forte sotto tutti i punti di vista a tutti. Noi ci vediamo, ci sentiamo, se Dio vuole sempre, a Dio piacendo, quindi la settimana prossima. Santa notte a tutti, coloro che hanno seguito la diretta, e Ave Maria.